Ok ragazzi, stasera volevo spezzare una lancia in favore di Joytech. Ultimamente sento molte persone che ne parlano male, senza un motivo fondato, tipo espressioni del tipo: ah, l'RX 200 se la vendono tutti, non va un cazzo sta box, sarà una monnezza. O altre persone che per dire parlano male di questa qui, la Eric VTC Mini. Allora, il discorso è: per l'RX 200, sì, se ne sono viste diverse vendere. Perché le vendono le persone? Forse perché è andata di moda e ne sono state vendute veramente tante. Forse perché è un po' pesantuccia. Ma sicuramente non perché non va bene. Cioè, chi compra questa box la compra perché la vuole usare. Se ha un nesso, cioè, se sa quello che sta facendo, la compra. Perché questa qui è una box da cloud chasing, ok? Con una box di questa ci fate nuvoloni e ci svapate da normalmente. Adesso questa qui ce l'ho a 50 watt, quest'altra qui ce l'ho col Griffin e ci svapo normalmente a 100 watt. O ci vai in dripping, cioè su una box del genere ci fai i nuvoloni, ci svapi con tanti watt. Chi compra questa box, se la compra con nesso di causa, la compra per fare cloud chasing, cioè cosa cerchi da questa box? Tanti watt, tanta potenza, è una navigazione aggressiva, tutte cose che questa box qui ce le ha. Ok, se andiamo a paragonarla ad altri circuiti più sofisticati, potrà avere qualche funzione in meno, sono d'accordo, tipo un DNA 200, c'ha una correzione della curva, c'ha tante cose, un SX Mini altrettanto, chapeau, tanto di cappello ragazzi, vanno bene, ma sono questa qui, nello scopo in cui nasce, cioè se viene utilizzata per lo scopo per la quale nasce, va benissimo, cioè io ci svapo in vari watt, c'è anche il controllo temperatura, bene, io non lo uso, cioè svapo solo in vari watt con Cantal, quindi non mi interessa. Cosa dire? Vedo tante persone che dicono: ah, un'elettronica sommaria, queste sono frasi fatte, dette da qualcuno che magari ha interessi nel vendere altri prodotti, cioè un'elettronica sommaria che cazzo vuol dire elettronica sommaria? Cioè, qui c'è scritto 50 watt, questo sta sparando 50 watt, non è elettronica sommaria, presta poco, affanculo. Cioè, c'è scritto 50, ne dà 20, no. C'è scritto 50, ne dà 50. C'è un'erogazione aggressiva e va da Dio. La stessa roba si può dire per questa qui. Questa non è una box da cloud chasing, questa è una boxettina che con una singola batteria va da portata a spasso, non dà fastidio nelle tasche. C'ha software aggiornabile, che ogni tanto vengono fuori aggiornamenti con i miglioramenti, questo e quell'altro. C'ha controllo della temperatura, nickel, titanio ed acciaio. Cioè, c'ha tutto quello che può servire per andare a passeggio. Chiaro, ognuno di noi ha le sue fissazioni, ha le sue manie, le sue cose. Per me andare a comprare, per dire, una SX Mini e utilizzare a 30 watt in vari watt, a 30 watt, a 40 watt, non ha senso. Cioè, se avete comprato una SX Mini, per sfruttarla appieno dovete utilizzare il controllo della temperatura, che è molto preciso. Potete usare quello, potete, cioè, da svapatore di guancia da 10 a 20 watt, che ha tante belle funzioni, che si può impostare la sua erogazione personalizzata, con la sua curva personalizzata. Effettivamente da 10 a 20 watt tutte queste cose le noti. Ma per uno che svapa di polmoni, di tutte queste cose, non gliene può fregare di meno. Ragazzi, adesso, cioè, chi ha comprato la DNA 200, un'ottima box, quella lì è molto versatile, il DNA 200. Voi la potete svapare sia di guancia, che sia drippare con atomizzatori a 150 watt, ok? Costa anche 100 euro di più. Quindi è normale che faccia qualcosa di più, sarebbe strano se non lo facesse. Però comunque sia, questa qui ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e fa quello che deve, come lo fa la Evic VT Mini e lo facevano le altre box. Cioè ragazzi, non stiamo a cioè qui non stiamo andando sulla luna, stiamo svapando, cioè una batteria che tira fuori dalla corrente. Alla prossima.